Bentornati cari ascoltatori del Rosso nel Cuore, io sono Luis. Io Matteo. Siamo Ferrari e Formula 1 Rosso nel Cuore, come sempre sotto il video tutti i link per seguirci sui social. E la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Bene ragazzi, siamo tornati finalmente dopo le vacanze, anche la Formula 1 torna e questa volta lo fa in modo molto particolare. Innanzitutto, settimana scorsa c'è stato il Gran Premio di Spa, non siamo riusciti a fare il video e tra l'altro non c'era neanche molto da parlare, a parte qualche polemica dopo la gara. Esatto, dopo l'imbarazzante gara di Spa-Francorchamps siamo tornati a Zandvoort dopo tanto tempo in cui la Formula 1 non tornava in Olanda. Esattamente 36 anni. Esatto, a casa di Max Verstappen, infatti abbiamo visto tutta la marea orange che ha invaso le tribune del GP. Sì, una marea arancione che dà carica soprattutto alla marea rossa che si vedrà sicuramente a Monza questa domenica. Parlando del Gran Premio di Zandvoort, dopo 36 anni torna a questo storico Gran Premio, l'ultimo a vincere fu Alain Prost. Pista veramente bella, molto storica, ma purtroppo come spettacolo ne ha regalato veramente poco. Una configurazione del circuito che non ci si aspettava, tra curve veloci e curve lente e anche sopra elevate. Esatto. Abbiamo visto che soprattutto la curva 3 è l'ultima, con un banking veramente importante. Sono risultate due curve veramente spettacolari dal punto di vista delle inquadrature e soprattutto anche per i piloti. I commenti a caldo ovviamente dei protagonisti hanno convinto gli organizzatori poi dei prossimi GP, esatto, a mantenere questo circuito perché è veramente divertente. Sì, parlando appunto di queste sopraelevate, è stato molto particolare vedere anche le altre categorie. Ogni categoria prendeva anche una traiettoria veramente diversa. In Formula 3, nelle Porsche Cup, mentre in Formula 1 semplicemente si mantenevano all'esterno, cosa che poi alcuni tifosi hanno chiesto: ma come mai prendono l'esterno se prendendo l'interno si fa meno strada? Semplicemente perché in quella inclinatura si mantiene la velocità e quindi si crea meno strada da fare. Partendo più o meno dal succo del Gran Premio, fin dalle prime prove libere abbiamo visto comunque una Ferrari in gran forma. Sì. Perché subito scalano le classifiche sia Sainz che Leclerc, buon passo gara e sia con entrambe le gomme e ovviamente buono stint in qualifica che poi si è rivelato comunque una buona terza fila. Le libere comunque sono sempre le libere, e in qualifica si sono viste ovviamente le vere potenzialità delle vetture, con Verstappen che vola in qualifica, Mercedes che in realtà non riesce a fare di meglio, se non altro che Lewis Hamilton che all'ultimo giro, all'ultimo momento, riesce a strappare 38 millesimi di differenza. Sì, l'unico colpo di scena diciamo che sono quelli di Norris, escluso in Q2, e ovviamente quello di Perez, che è partito addirittura poi la domenica dalla pit lane, si era qualificato addirittura fuori dal Q1. Una Red Bull seconda guida diciamo che non si sta comportando molto bene in questi ultimi tempi, anche per l'importanza del campionato costruttori. Sì, un Sergio Perez che tra l'altro ha rinnovato per l'anno prossimo. Parlando tra l'altro anche di mercato, una notizia che ha fatto scalpore in questi giorni è il ritiro a fine anno di Kimi Raikkonen, se ne va un idolo indiscusso. Un pezzo di storia. Degli ultimi 20 anni, tra l'altro poi a fine campionato faremo uno speciale. Esatto. Viaggiando in Formula 1 su Kimi Raikkonen, ripercorrendo poi tutta la sua carriera fin dall'ultimo mondiale della Ferrari. Esatto, purtroppo per Kimi si è beccato il Covid. Esatto. Speriamo di vederlo a Monza, anche se credo che la cosa sia abbastanza difficile, sostituito adesso da Robert Kubica e l'anno prossimo appunto dal suo connazionale Valtteri Bottas. Esatto, restando in tema mercato, Valtteri Bottas dal 2022 sarà nuovo pilota Alfa Romeo, l'hanno ufficializzato negli ultimi giorni la scuderia italiana. E Antonio Giovinazzi invece, suo nuovo compagno di squadra, non si saprà ancora se ovviamente resterà in Alfa o prenderà altre strade. Io spero vivamente che lo rinnovino Giovinazzi, perché negli ultimi Gran Premi sta facendo bene, ultimamente anche sempre davanti a Kimi, e in quest'ultimo Gran Premio di Zandvoort è addirittura partito in settima posizione. Esatto. In qualifica molto veloce l'italiano, purtroppo in gara il passo gara dell'Alfa Romeo non è un granché ed è molto sfortunato. Parlando del Gran Premio, ci si aspettava un Max Verstappen e un Hamilton in lotta continua, e caso vuole che poi in partenza Verstappen prende già lungo il largo, prendendo quei 2-3 secondi, che poi è stato un continuo elastico con l'inglese. Nelle retrovie diciamo che c'è stata anche un po' di confusione, molti contatti tra le vetture, esatto, soprattutto gomma a gomma, o anche molte incomprensioni a livello di posizioni. Le due Ferrari comunque sono rimaste anche loro per la quinta e la sesta posizione. Da notare anche l'ottima partenza di Fernando Alonso, esatto, come sempre grande protagonista al via delle gare, con un grande sorpasso all'esterno in curva 3, molto spettacolare nei confronti sia del compagno Ocon che dietro i ferraristi. Allora, innanzitutto, prima di parlare di quelli davanti, apriamo ovviamente la parentesi sulla nostra scuderia Ferrari.
una strategia che realmente io non l'ho capita molto perché si sono basati sul cercare di sorpassare un Pierre Gasly Che era molto molto in forma. competitivo. Esatto. Caso vuole che ovviamente lo stint di entrambe le rosse, ma soprattutto quello di Leclerc, è stato allungato, non so, di quasi 10 giri. Sì, per cercare di andare su una sosta. Solo che una volta arrivato il pit stop di Leclerc si ritrova poi a 10 secondi da Gasly e il passo gara della Ferrari, nonostante sia leggermente migliore, la gomma dura a un certo punto non è più diventata quella migliore. Esatto, anche comunque a Leclerc ha dimostrato che il passo di Pierre Gasly comunque non era male, era anche leggermente superiore nel corso della gara rispetto alle Ferrari ed era molto dura in questo Gran Premio d'Olanda raggiungere l'Alfa Tauri. La quinta e la sesta posizione non erano male, però si poteva fare meglio, secondo Sì, perché comunque la posizione di partenza delle Ferrari era buona, soprattutto per cercare anche una posizione non sul podio magari, ma comunque a lottare con Pierre Gasly fino all'ultimo giro. Una Ferrari che però ha dimostrato di andare molto avanti in classifica costruttori su McLaren, che in questo Gran Premio d'Olanda non si è dimostrata granché. Purtroppo verso la fine le gomme invece di Sainz sono decadute più in fretta, sorpassato all'ultimo giro da un Fernando Alonso incattivito. Ma tornando a quelli davanti, Sì. diciamo che Red Bull si è dovuta ovviamente arrangiare con una sola vettura là davanti, un Sergio Perez che comunque in fondo ha fatto un bellissimo recupero in una pista dove sorpassare era praticamente quasi impossibile, diventando addirittura driver of the day. Ma comunque una marea arancione che caricava il loro pupillo Max Verstappen. Un Verstappen che ha lottato tutto il Gran Premio davanti, una Mercedes invece che ha cercato in tutti i modi di potersi disfare appunto dell'olandese. E diciamo che il Gran Premio è stata una questione semplicemente di strategia. Sì, perché quelli davanti ovviamente non hanno cercato di fare una sosta, ma si sono comunque marcati a vicenda, soprattutto Verstappen e Hamilton con gli undercut e i vari pit stop e anche le varie strategie sui giri veloci che poi vi racconteremo. Diciamo che inizio Gran Premio si è svolto più o meno tutto quasi regolarmente, con Verstappen che comanda la gara. Bottas ovviamente a metà GP si è ritrovato in testa con il compito, secondo Mercedes, di cercare di dare ovviamente una mano a Lewis Hamilton nel tenere dietro Max Verstappen e fare gioco di squadra. Esatto. La giocata gli riesce un po' male a Mercedes, un po' come è successo a Red Bull a Portimão. Si sono ritrovati proprio il pilota davanti in pieno rettilineo e per Max è stato facilissimo sorpassarlo. Lewis si è un po' avvicinato, ma non abbastanza, anche perché a Zandvoort, dimmi poi se ho ragione oppure no, la questione dei doppiati è stata veramente cruciale. Sì, perché ho notato che c'è stata veramente grande confusione in Mercedes anche sul secondo pit stop di Hamilton, quando ovviamente il pilota inglese è uscito in pista dietro addirittura tre macchine e a grande traffico. Ciò non gli ha permesso di raggiungere Verstappen. Difatti anche in team radio Hamilton si è un po' stizzito con la squadra. E Mercedes, che secondo me ovviamente vedendo Verstappen così forte, sente molto la pressione di cercare di non vincere. Sì, credo che il pit stop di Hamilton sia stato veramente troppo anticipato, creando confusione un po' nel team e soprattutto un Lewis Hamilton, come hai detto tu, si è ritrovato anche lì a discutere col team, soprattutto per quelle gomme che secondo lui non sarebbero mai arrivate alla fine. Il caos in Mercedes però continua verso la fine del Gran Premio, quando fanno entrare ai box Valtteri Bottas per delle presunte vibrazioni. Ovviamente con gomme fresche Sì. Cosa si prevede un giro veloce. che poi Mercedes non vuole, perché ovviamente si toglierebbe il punto addizionale Esatto. Hamilton, ciò che Bottas ovviamente non sa e quindi si chiede ovviamente perché lo facciano entrare a due giri dalla fine. Per precauzione poi Mercedes ha voluto fare il cambio con Bottas mettendo le soft. Bottas inspiegabilmente poi fa il giro veloce provocando una reazione diciamo non bellissima Sì. all'interno del team. Che poi ha voluto ovviamente in tutti i modi far rientrare appunto Hamilton per cercare a sua volta il giro veloce. Esatto, questa cosa ha creato caos nel team, ma soprattutto perché hanno dovuto far rischiare Hamilton, magari un fuoripista cercando di fare il giro veloce, e quindi di rischiare di perdere ancora più punti su Max Verstappen. Quindi, dopo il pit stop di Lewis Hamilton, Max Verstappen si trova davanti tranquillo per la sua strada con il suo pubblico, vincendo il Gran Premio di casa, una marea arancione che si vedeva veramente spettacolare. Sì, tra fumogeni e deliri ovviamente del pubblico d'Olanda, non poteva che essere ovviamente la sua pista. Verstappen torna in testa al mondiale, si prevede un Gran Premio di Monza molto infuocato, diciamo che secondo me si gareggia alla pari. Sì, perché comunque le velocità di entrambe le macchine sono buone, la pista ovviamente la conoscono a memoria, ovviamente il tifo sarà solamente per Ferrari, ma comunque la lotta tra Verstappen e Hamilton ce la gusteremo tutti insieme.
Tra l'altro a Monza ci sarà la Sprint Race. Esatto. Noi ragazzi saremo presenti, faremo qualche live magari per farvi vedere come si vive queste nuove sperimentazioni della Formula 1. Rivivremo dopo il Covid dell'anno scorso, in cui ovviamente non c'era il pubblico, sound di nuovo dei Esatto. motori e l'azione in pista che tutti finalmente rivolevamo. Speriamo di vedere qualcuno di voi in tribuna insieme a noi, ma Esatto. soprattutto non perdetevi poi il vlog che prepareremo settimane dopo. Vogliamo chiudere il video con ovviamente la grande notizia, l'ufficialità di Russell, in Mercedes per il 2022. Affiancherà ovviamente Lewis Hamilton, che si è dimostrato felice, diciamo. Sì, poi questo è tutto da Esatto. dimostrare. Poi è tutto da dimostrare, ma soprattutto Hamilton ha dichiarato anche che non vuole dimostrare nulla. Esatto. Quindi dichiara guerra ovviamente al giovane pilota. Un Russell che si riprenderà il posto che si è preso ovviamente in Bahrain negli ultimi Gran Premi dell'anno scorso, e cercando ovviamente di portare a casa comunque un buon mondiale. Io penso che dopo i risultati in Williams, Russell può veramente dare tanto e sarà ovviamente il futuro della Formula 1 insieme a Verstappen, Leclerc e sicuramente altri piloti che verranno. Sì. Bene ragazzi, noi ci vediamo al Gran Premio di Monza, vi aspettiamo anche lì in tribuna. Io sono Luis, Io Matteo. siamo Ferrari Formula 1, ora sono in cuore. Ci vediamo all'autodromo. Ciao ragazzi! Ciao.